Si continua a discutere riguardo la vicenda avvenuta a Montecorice con i 4 non residenti in isolamento domiciliare, di cui uno affetto da Covid, arrivati direttamente da Capodichino nel paese del Cilento senza comunicazioni. Dopo l'intervento di ieri del vice sindaco di Montecorice, Pasquale Tarallo, ha parlato della situazione ai microfoni di Cilento Channel anche Stefano Pisani, sindaco di Pollica, membro dell'ANCI e dell'unità di crisi regionale. Le problematiche messe in evidenza sono le stesse di cui ha parlato Tarallo, una grave mancanza di comunicazione fra gli enti di prevenzione e i comuni e soprattutto delle falle nell'ordinanza per i rientri dall'estero che rendono difficile seguire situazioni come queste in cui, in attesa dei risultati dei tamponi, le persone interessate hanno potuto spostarsi liberamente e all'insaputa degli enti. Ma in sostanza penso bisogna dare chiarezza sulla questione specifica. Pasquale sollevava un problema legittimo che è rappresentato più che altro da un'altra circostanza. Persone quando arrivano in aeroporto eleggono domicilio nel posto che gli è più conscio, no? Insomma, e in quel momento oltre a fare il tampone non riescono ad avere il risultato del tampone, quindi non sappiamo se il soggetto è positivo oppure è negativo e loro preferiscono stare in quarantena nel posto che scelgono. Questo non è proprio corretto, bisognerebbe comunicare nel momento in cui c'è l'elezione di domicilio che ci sono le persone in isolamento fiduciario presso quel comune, e quindi stiamo sollecitando ad una più adeguata comunicazione rispetto ai comuni. Pasquale sollevava più alto un'altra eccezione. Sarebbe preferibile che le persone decidano di trascorrere il periodo di isolamento in attesa dell'esito del tampone nel luogo di dimora abituale, nel senso che questa è più che altro la perplessità di Pasquale Tarallo, condivisibile, che però non può trovare soluzione. Possiamo invece sicuramente migliorare la parte di comunicazione ai comuni come Montecorice, ma anche Pollica, Casalberino, comuni che solitamente sono meta di vacanze e che sono anche sede di tante seconde case, in modo tale che i sindaci possano essere più avveduti rispetto a quello che accade sul proprio territorio. È necessario migliorare sicuramente l'informazione, magari aumentare più adeguatamente i controlli. Avete informato anche l'ASL di questo particolare? Stiamo lavorando con l'unità per cercare di analizzare più correttamente la problematica, per trovare nuove soluzioni e avere una procedura più valida rispetto a questa specifica problematica. Insomma, l'ASL è presente in unità di crisi con noi, quindi sì, quella è la sede più opportuna e corretta per risolvere la problematica che insomma è sempre frutto della più corretta responsabilità dei cittadini. Se io decido di andare a trascorrere la mia quarantena non è dovuto ma è corretto avvisare il sindaco di quel comune che mi trasferisco lì, altrimenti vado nel comune in cui sono normalmente residente. Questa è la cosa più corretta da fare. Questo agevolerebbe la collaborazione dei cittadini, è fondamentale per fronteggiare l'emergenza.